Oggi vi raccontiamo, io e il mio socio Ezio Lupo, vi raccontiamo perché festeggiamo il Natale di Roma. Addirittura voi avete sentito che c'è un giorno proprio specifico, il 21 aprile, quindi fra pochissimi giorni, e addirittura vi diranno esattamente gli anni da cui esiste questa città Roma. Ma secondo voi può essere? Può essere che una città è nata un giorno specifico? Può Oh, essere, zio Lupo? Può essere. può Ma essere, Natale, secondo te, c'entra con Babbo Natale? sì, C'entra con una nascita, sì, ma non è quella di Babbo Natale, ma quella della ah, nostra città, Roma! sì, Capito? capito. Allora, parte 1, raccontiamo la leggenda. Questa proprio la dobbiamo sapere tutti a menadito. Questa è una lupa. Una lupa. Questi sono due gemelli che si chiamano Romolo e Remo. Uno piange e uno ride, vedi? Questa lupa ha allattato questi gemellini che erano stati abbandonati in un fiume. Il fiume si chiama Tevere. Vedi? Perché? Non Chi li sapevo. aveva abbandonati? Ora ti faccio vedere la mamma e il papà chi erano, eh? Ho una foto. Rea Silvia. Ciao. E Marte! Bello? Allora, diciamo che non è proprio conveniente andare a fare un figlio con Marte, però diciamo, ora senza entrare troppo nello specifico, lei non avrebbe dovuto fare dei bambini con Marte. E Marte, diciamo che era meglio che si occupava, essendo un dio che si occupava di cose da dio. Cosa fa un dio? Boh, sta in giro a fare, lui Sta fa le in giro, guerre, sì, fa le infatti. guerre, Esatto, così quindi era così. meglio che se ne stava per i cavoli suoi. Invece no, decide praticamente di fare un figlio con lei, anzi in questo caso due gemellini. Dovete sapere che Rea Silvia a sua volta, quindi suo pa il papà dei gemelli è Marte, e invece lei, i suoi antenati indietro indietro, andando a guardare indietro, senza entrare troppo nello specifico, era Venere. Quindi ricapitolando, siccome noi romani, veniamo tutti da i gemelli Romolo e Remo, no? Quindi da questi popoli antichi di Roma antica, tutti noi, quindi, siccome i loro antenati erano Marte e Venere, vuol dire che anche noi discendiamo tutti da Marte e Venere. Capito perché siamo tutti belli? Sì, Belli, capito. siamo tutti belli perché Venere è la dea della bellezza, naturalmente. E siamo tutti un po' Brutti. arrabbiati Ah, io pensavo e brutti brutti. quando siamo arrabbiati, indubbiamente. Ok, ecco perché i romani sono tutti così. Avete mai sentito dire la cosa? Io so buono e chiaro, ma non me va Non l'ho mai arrabbiare. sentita. Bene, se, ricordatela perché la sentirai spesso. Comunque, insomma, com'è, come non è, diciamo che devono abbandonare questi ragazzini che vengono trovati. Prima gli dà il latte la lupa, poi vengono trovati, non vi preoccupate, non li cresce la lupa. Ma diventano poi grandi e gli crescerà poi un pastore con sua moglie, non vi preoccupate, state tranquilli che sono diventati grandi e qui molto amichevoli, si vogliono bene, ma non vi preoccupate perché poi uno dei due morirà. Non vi posso dire quale, altrimenti vi spoilerò il finale, quindi non ve lo posso dire. Ma attenzione, io direi che qui può concludersi la prima parte. A tra poco con la seconda. Ciao. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!